Adesso però tutti quelli che sono in Ciringhita ci spostiamo in sala giochi. Sì, sì. Alcuni, anzi, quasi quelli che erano già qua stanno giocando. Sala giochi è il kindergarten? No. Ah, no. No, con i videogiochi. Ah, ok. Gamer. Della Mary Jane. Ci sono le poltrone, ci sono i videogiochi anche quelli storici degli anni Ottanta, gli arcade. Oh. Però io vi parlo di un nuovo videogioco del quale sta Arcade. Arcade è come Bruce Lee. Arcade, Bruce Lee. Papa João. Adesso vi parlo di un gioco al quale si può giocare online su una piattaforma che si chiama Steam e del quale sta parlando tutto il mondo al punto che noi abbiamo la sigla. Vai. Lunga poi, Banana, 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 boogie. Ciao! Oh, banana. Ehi là. Cioè, la notizia è la sigla. Ping pong, ping pong, ping pong, ping. Banana phone. Pumping banana. L'unico frutto della è la banana. Ragazzi, dopo un po' restano sullo stomaco, La sigla è così. Chi c'era stasera? Brava. Il gioco in questione si chiama proprio Banana. Non ci posso credere. Veramente. Ed è un caso unico perché allora la piattaforma Steam è una piattaforma nella quale uno ci si cioè è da gamer, è da gente che gioca veramente. Sì. Il gioco della banana prevede uno schermo piatto con una banana disegnata sopra e tu devi cliccarci una cifra di volte sopra. Mm. Più clicchi e più volte al giorno lo fai, più hai la possibilità che di collezionare degli skin, cioè degli oggetti che possono essere delle altre banane però più preziose o altri varie ed eventuali tipo i Swarovski che eventualmente puoi rivendere all'interno della piattaforma Steam per non lo so com'è. Sigla di chiusura. Dall'inizio dai, se c'è, guarda che così facciamo pulito. Bella, mi è piaciuta. Dimmi tu quando sei pronto. La seconda. Sì, no, poi io devo presentare i gruppi, cioè, Banana Twist mi piace. Banana. Cioè, banana. 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 Boogie. Ah, boogie, ecco. Ciao. Oh, banana. E Joe Banana. Tienes. Ping pong, ping pong, ping pong, ping. Banana phone. Perché sono in tour, ci sono i Regaz, ragazzi. Sempre belli, chi doveva fare chi? Ce lo fate sapere al 347 342 5220.